Buonasera, siamo qui per dunque fare il punto sulla seconda giornata del gruppo B, quindi quarta giornata del torneo di Viareggio, il punto sulla Viareggio Cup 2017. È stata una giornata un po' particolare, infatti non è ancora conclusa perché quest'anno la Viareggio Cup offre anche delle partite, alcune serali, una di queste proprio in questo momento si giocherà stasera e sarà Torino-Cortulua. Ma veniamo adesso ai risultati. Napoli che dopo aver pareggiato nella prima col Camionense pareggia anche la seconda contro la rappresentativa Serie D. Il Bari invece vince 2-1 proprio col Deportivo Camioneros e fa un balzo in avanti importante per tentare la qualificazione al turno successivo. Il Milan dopo la prima sconfitta col Belgrano e vince 3-1 con Luana, però il Belgrano sta vincendo 1-0 sullo Spezia. In questo momento il Milan sarebbe 3 punti e Belgrano a 6 però. I Garden City Panthers si arrendono anche alla Fiorentina che vince 2-0 e dimostra di essere sicuramente un'ottima squadra e una delle candidate alla possibile vittoria del torneo. Il CAI perde anche contro il Perugia, quindi 0 punti per la squadra africana. Genoa-Cagliari finisce 1-3 per il Cagliari. Bruges-Parma 3-0, Bruges è una squadra che sta dimostrando di essere un'ottima squadra a livello giovanile. Come detto, Torino-Cortulua si giocherà stasera alle ore 20, cosa mai successa al torneo di Viareggio, a meno che non mi ricordo io di una partita serali alle 20. Rijeka-Reggiana finisce 1-0, quindi il Rijeka che riesce a ritornare alla vittoria dopo aver perso la prima partita. Dunque, queste sono state le partite di oggi. Domani riposo, ve lo volevo ricordare, domani riposo, per cui domani niente torneo di Viareggio, domani ci riposiamo, meglio avremo altro da cui pensare perché ci saranno i sorteggioni della Champions. E sabato invece torneremo perché ci sarà l'ultima partita. Sabato ricordiamo l'ultima partita per il gruppone A, domenica l'ultima partita per il gruppone B. Partite interessanti perché ci si gioca l'accesso agli ottavi. Ad esempio la Juve non può assolutamente non vincere contro la Maceratese e ad esempio anche abbiamo visto il Milan dovrà per forza battere l'ultima partita dello Spezia se non vuole appunto rimanere fuori dal gruppo delle migliori 16. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon venerdì, domani ci sentiamo comunque perché domani parleremo dei sorteggi. Se riesco farò il video stasera per la partita della Roma, non lo assicuro perché sarò fuori casa, non so a che ora torno, ma se riesco più che volentieri. Intanto io vi saluto, vi auguro una buona serata e al prossimo video. Ciao!